Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport. In mattinata c'è stato un nuovo incontro tra Montemurro e i suoi consulenti per l'esame definitivo della bozza del contratto preliminare in attesa dell'incontro tra le parti che dovrebbe avvenire nella giornata di domani, però il condizionale è d'obbligo visto i tanti rinvii che ci sono stati durante questa trattativa. Allora al mio fianco qui Salvatore Guastella, buon pomeriggio Ciao Salvatore. Cristian, buon pomeriggio a tutti. 0850199998 il numero per intervenire in diretta. Salvatore, dicevamo il condizionale è d'obbligo perché abbiamo assistito a diversi rinvii, si va di sabato in sabato praticamente. Stiamo invecchiando a Sì. furia di rinvii. È Sì, incredibile. siamo a una data adesso decisamente Domani sarà 13 luglio. pazzesca, sì. 13 luglio. Qualche squadra comincia già ad andare in ritiro e noi siamo qui ancora a non sapere nulla. Del resto non possiamo neanche aggiungere nulla di nuovo se non nel campo sempre delle ipotesi. Perché adesso boh, non si capisce più niente. Io, se prima avevo qualche mezza idea, adesso sinceramente Si fa fatica, sì. sì, sono completamente spiazzato da tutto, perché i segnali che arrivano sono sempre più di confusione e non di chiarezza. Infatti, intanto abbiamo un primo ascoltatore in linea, prendiamo la prima telefonata. Pronto? Abbiamo perso l'ascoltatore in linea, dicevamo però, Salvatore, che si faccia in fretta, se dovesse esserci domani questo incontro, che o nel bene o nel male sia quello definitivo, perché oltre non si può andare. Ma, ripeto Cristian, adesso non vorrei, ripeto, che la mia presenza qui fosse solo muta, però ripeto, mi viene difficile Purtroppo. dire qualsiasi cosa, perché insomma, a meno che uno non vuole stare a fare proclami pro o contro una certa posizione, ma si tratta Difficile anche solo. sbilanciarsi in questo momento, Sì, perché perché adesso davvero si fa fatica a si fa capire molta la fatica, posizione di entrambi. non si riesce a capire come mai ancora non si hanno notizie. Rispetto ai primi giorni che sembrava che chiunque avesse la notizia certa, vera ed era fatta ed era tutto concluso, poi i fatti stanno dimostrando invece che si naviga ancora in alto mare senza una rotta ben precisa. Questo mi sento di dire, visto il tema estivo in cui siamo. Però, ripeto, io ho assoluta confusione, non si capisce niente, se non il fatto che stiamo arrivando a ridosso delle date ultime per le squadre ritardatarie che partono in ritiro e noi ancora non abbiamo l'allenatore e la società. Abbiamo forse recuperato l'ascoltatore in linea, pronto? Pronto? Sì, Salve. sentiamo. Senta, ho letto delle notizie a riguardo della concussione che ci doveva essere, che ci presunta che c'è tra Mattarrese e Montemurro. Cioè, io credo che sia sconcertante. Adesso capiamo perché improvvisamente la squadra da un giorno all'altro si è ritrovata con i debiti. E probabilmente è stato un gioco fatto dai Mattarrese per evitare che si potessero eliminarli completamente. Un Scusate, eventuale non sono riuscito a compratore capire non può bene. più, non, ha per forza il dovere di dargli una percentuale per questa questione dei debiti. No, Grazie per il volevo. tuo intervento. Beh, la questione dei debiti è una questione importante, però anche in quel caso bisogna trovare un accordo. Però non per questo una trattativa può saltare o il bar diventa invendibile per questo, Salvatore. Io Cioè, mi ovviamente se ne auguro, dicono di. bravo, ognuno crede di avere la verità, di avere la fonte assolutamente certa, insomma, ne ho sentite e lette, ne abbiamo viste di tutti i colori. Fatto sta, i fatti dicono che ad oggi non si ha nessunissima, come dire, nessunissima certezza che la storia vada a buon fine o comunque abbia la parola fine, qualunque essa sia. E ripeto, a scanso di equivoci, speriamo che sia quella che tutti ci auspichiamo, che ci sia questo benedetto cambio di società, però purtroppo i segnali che arrivano sinceramente non danno nessuna garanzia che questo possa avvenire. Poi Certo, magari come infatti. tante cose accadono nel mondo del calcio e nel mondo in genere, dall'oggi al domani può cambiare tutto, però ad oggi le cose stanno così. Non mi sento di dire cose che, come dire, non hanno nessun fondamento. Anche perché le parti non sono poi in questo momento così vicine. Nel contratto poi preliminare non sono stati affrontati i punti più importanti, il valore della società e soprattutto le rispettive garanzie del pagamento di Montemurro e la massa debitoria della famiglia Matarese. Questo è un po' strano perché poi alla fine sono i punti in chiave di questa trattativa. Appunto, se ci sono ancora da valutare queste che sono, come dire,
i punti fondamentali di questa compravendita, è chiaro che siamo in alto mare. Ancora una volta mi dai ragione sul fatto che siamo ancora in alto E mare. questo è strano perché ovviamente si parla di questa trattativa da oltre 2 mesi, è davvero assurdo che non si sia arrivati ad un accordo per quelle che sono le cifre o quant'altro, però. E, ripeto, i colpi di scena sono stati sempre, come dire, ad ogni fine settimana c'è stato un colpo di scena, un rinvio, uno stop, un qualcosa. Speriamo che questo sia l'ultimo fine settimana di incertezza. Un altro ascoltatore in linea, pronto? Buongiorno, sono Mimo da Biceglie e saluto l'ospite. Buongiorno. Ciao Mimmo. Senti, secondo me è la solita storia di Matarrese, sta giocando sporco anche questa volta, sta facendo di tutto per andare fino alla fine verso, diciamo, la trattativa il più tardi possibile, così Montemuro si troverà anche in difficoltà a preparare la squadra. E così magari nella mente di Matarrese lui pensa che un domani dobbiamo parlare male anche di Montemurro. Però a noi questo non interessa, almeno a me come tifoso, perché tanto ne abbiamo persi 36 anni a festa a loro, ne possiamo perdere uno o due con Montemurro. Quindi Grazie, sì. Grazie speriamo che si toglie davanti al più presto Matarrese. per il tuo intervento. Ho detto, in questo momento è davvero difficile potersi sbilanciare. Solo al fine di questa trattativa, anche se dovesse andare male, poi capiremo davvero cosa sia accaduto, se la colpa. Sì, Semmai capiremo. speriamo di sì, capire se l'errore è della famiglia Matarrese oppure c'è un errore anche per quel che riguarda gli acquirenti del Bari. Ripetiamo, c'è tanta incertezza, soprattutto ora c'è il nodo legato soprattutto alle rispettive garanzie reciproche, e questo è il nodo cruciale al momento, perché Sì, poi. poi mi fa adesso sorrido, ma l'ho già sottolineato prima, lo dico ancora adesso. Io sono uno tra quelli che si auspica che questa trattativa vada a buon fine e che quindi ci sia il cambio societario. Però mi viene altrettanto da, come dire, un po' da sorridere per la fantasia con cui alcuni tifosi, come dire, elaborano piani mettendosi nella testa di uno e dell'altro. Cioè, veramente Sì, questo la dice infatti. lunga sulla voglia che hanno i tifosi, insomma, di mettere la parola fine a questa trattativa, ma a volte portando teorie che sono, sinceramente, sono da autentiche sceneggiature, Ovvio che è insomma. stata una trattativa sfiancata un po' per tutti, perché Sì. sta davvero portando a. Anche perché in passato, sinceramente, l'ho detto prima, le trattative passate, sinceramente, mi sembravano molto farlocche, uso questo termine apposta, mentre questa qui ha dei fondamenti molto, molto più seri. Le altre, accomunare questa alle altre mi sembra, come dire, anche un segnale, non, bello nei confronti di Montemuro, che invece mi sembra un interlocutore molto più, tenace, molto più Eh sì, serio, lì che comunque ci per sta fare un esempio, provando, ci sta accomunare provando. Montemurro a Tim Burton è offensivo per Montemurro, ecco, non vorrei, alla Assolutamente, fine non dico c'è questo. storia, perché Tim Burton era Infatti no, un'entità no, quasi siccome astratta. sento dire come tutte le altre trattative, solo che le altre trattative gli interlocutori erano decisamente di pasta diversa rispetto a Montemurro. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Pronto, Cristiano, sono Pasquale. Ciao Pasquale. Ciao, saluto l'ospite. Buongiorno. Senti, io Cristiano non sto capendo niente qua. Ah, Tra cosa è il sole? borsa dell'acqua calda, nodi da sciogliere. A proposito, io ho un fratello che fa il marinaio. Se volevo fare questa proposta a chi ha qualche nodo da sciogliere, posso far venire mio fratello. Chissà, Comunque, ogni aiuto è ben accetto in questo. a parte gli Vai. scherzi, comunque io. Con tutto il rispetto di Carmine Gautier, però come siamo messi noi oggi, 12 luglio, può venire pure Antonio Conte a Bari, però se i soldati non ci sono, come la facciamo la guerra? Eh sì, Grazie, Cristian. grazie per il tuo intervento. Allora, tra poco affrontiamo la questione allenatore, ma anche parco giocatori del Bari. Dobbiamo andare in pubblicità tra poco.